Buonasera cari amici. Però si potrebbe cambiare. Giusto. Salve lettori, le piace? Molto meglio. Salve lettori e ben ritrovati. Lettori, non elettori. Beh no, noi perché non possiamo, no, assolutamente. Noi non ci occupiamo di politica. Cosa? Esatto, non sappiamo neanche cosa significhi quella parola di origine greca. Brutta parola. Salve lettori, no, possiamo cominciare? Prego. No, perché sennò tutte le volte così. Salve lettori, ben ritrovati. Però guardi che io la vedo, è sempre qualcosa di estremamente fastidioso. Ormai il saluto l'avete colto e direi che possiamo, sapete che questa è Tu, Io e Proust con Andrea Polazzi, Stefano Rossini e l'onnipresente presenza di Proust. Le piace l'onnipresente presenza? È sempre tra noi. È sempre con noi. Anche quando non si vede sappiate che lui c'è, magari in redazione, sta facendo cose, sta... Vedendo gente. C'è. Esatto, lui è sempre qui con noi. E noi parliamo di libri. Questa settimana che abbiamo cominciato con un saluto diverso, io direi che potremmo anche introdurre delle altre variazioni, tipo perché non comincia lei questa volta a parlare del suo libro? Addirittura, sì. Questo onore. Facciamolo. Umilmente, allora io accetto questo suo invito. Lo accetto, con prima l'accetta. Che io l'accetti, esatto. E le parlo della ragazza nel parco. Una cosa. Un romanzo che molti conosceranno, perché è stato un best seller di un paio di stagioni fa. Di Alafer Burke, conosce? No. È una scrittrice, prima di essere scrittrice, avvocato penalista negli Stati Uniti. Prima di essere avvocato penalista, donna, essere umano, e andiamo su fino al cosmo, no. Come dicevo, questo è un thriller, è un romanzo che... Ma lei legge solo gialli e thriller? Talvolta, solo nella mia fase gialla. Nella fase gialla, è un po' un Picasso, non l'avevo mai vista sotto. Spero, non vi aspetto, no, però... No, non mi permetterei mai. Mi vuole far parlare anche del libro? Mi perdono. Si fa che serio. Che poi è niente rispetto a quello che lei ha fatto l'altra volta, ma va bene. È un libro che narra la storia di Jack. Jack è uno scrittore. Benissimo. Uno scrittore che ha avuto una vita complessa. Ha perso il fratello all'università, ha una figlia adesso, però la moglie è morta in una sorta di attentato avvenuto nella metropolitana dove un ragazzino ha fatto fuoco e l'ha uccisa. Ragazzino che poi si è scoperto essere figlio di un milionario che lo aveva tirato su in modo un po' sui generis, e anche questa sua passione, sua passione per le armi è legata a questo. Ma cosa succede? Succede che questo scrittore, Jack, viene coinvolto in un'altra sparatoria e in questo caso viene ritenuto il colpevole. Beh, è uno un po' sfortunatello. Un po' sfortunatello. Viene ritenuto colpevole anche perché il suo alibi è un pochino particolare. Lui dice viene ucciso proprio... il padre di questo ragazzino viene ucciso in una sparatoria in un parco dove muoiono anche altre due persone e lui si trovava proprio lì in zona. E quindi lo fa due e lui due. Diceva di essere lì per incontrare una donna che aveva visto casualmente qualche giorno prima in un parco, aveva cercato tramite un'amica che ha un blog, perché non si erano parlati, e si erano dati appuntamento casualmente proprio in quel punto, proprio nel giorno in cui avviene questo efferato delitto. È un po' difficile da credere in effetti. Per farsi difendere chiama la ex fidanzata, ora avvocatessa penalista, che con la quale aveva avuto una lunga storia anche un po' travagliata ai tempi dell'università. E lei all'inizio gli crede, anche se i due si erano lasciati per colpa della donna in questo caso, infatti lei si sente anche un po' in colpa per come sono finite le cose, e inizialmente gli crede, poi però piano piano anche la sua idea inizia a vacillare, perché ci sono delle prove che indicano determinate cose, perché sembra... insomma troppo difficile da credere questo alibi, e poi da un certo punto in avanti sembra quasi costruito ad hoc per dire è talmente strano che forse è vero. E quindi da qui si dipana la matassa che vede protagoniste i due appena detti, ma anche la figlia dell'uomo, anche la migliore amica dell'uomo e naturalmente i parenti del milionario ucciso in modo particolare, ma si scoprirà anche gli altri due morti in questa sparatoria avere un ruolo importante nell'evolversi degli eventi. Un'ecatombe però di persone che c'entrano qualcosa. Quantomeno i cani restano in vita.
Pronto? Va bene? Va bene, glielo chiedo. Va bene. Sì, indica. E è sempre pubblico? No, è Proust. Chiede se quando esce può prendergli un po' di pane. Ha finito il pane, Proust. Chiede se glielo può comprare. Quelle ce le ha, sì. Benissimo. Direi che è il suo momento. Sì, per quanto il riferimento al cane della scorsa puntata, a parte che secondo me gli ascoltatori neanche lo ricordano più, hanno buona memoria. Poteva evitarlo, poi... Mamma mia, persone che se la legano al dito, me lo faccia dire, me lo faccia dire. Comunque. Con dita che si legano alle persone. Io invece ho portato questo libro qui che ho letto poche settimane fa. Dove? George Simenon, in vari luoghi della casa. In vari luoghi della casa, sul divano. Semplice curiosità. L'uomo che guardava passare i treni. C'è da fare una piccola premessa. Un umarell. No, i cantieri delle ferrovie, i treni che passano. Beh, treni che passano. Un po' sui generis. Sì, potrebbe essere un umarell sui generis. No, non è un vero e proprio umarell. Il protagonista di quest'uomo, di questo libro, è un uomo di mezza età. Mi fa anche sbagliare. Il protagonista di quest'uomo è un libro di mezza età. Esatto, potremmo anche dirlo così. Questa è la recensione. Tra l'altro il protagonista si chiama Kes Popinga. È il suo nome. Tutto attaccato? No, Kes con due il nome, K-E-S, Popinga il cognome. Ma Popinga. Come che fa anche un po' sorridere. Il signor Popinga. Ma che farà sorridere di meno chi lo incontra perché mi inquieta. Perché è l'assassino di questo libro. Ma non mi dici già chi è l'assassino? No, ma questo non è un thriller con una ricerca, cioè viene detto subito che lui è l'assassino, commette degli omicidi. Per quale motivo proseguire? Beh, perché c'è tutta la caccia a quest'uomo, c'è caccia tutta a Popinga. Caccia a Popinga. Cacciano Popinga come se non ci fosse un domani. No, ma lei mi ha fatto perdere il filo con la premessa. La premessa è, come sapete, Simenon, uno scrittore prolificissimo, padre di Maigret. Sì. Io però di Simenon, devo ammettere, non avevo mai letto nulla. Per cui ho chiesto a vari amici un consiglio su un libro di Simenon che non avesse Maigret come protagonista. E tutti mi hanno detto, anche se è una cosa che faccio spesso anch'io. Esatto, e tutti mi hanno detto, leggiti l'uomo che guardava passare i treni. Quindi è sempre un po' un poliziesco, ha sempre a che fare con un'inchiesta. Però ha ragione, caso. Se uno non ha seguito quei personaggi dall'inizio è bene introdurre. Esatto. Anche perché magari puoi partire subito con Maigret, uno chissà, delle aspettative. Oppure dovresti risalire al primo, perché... E cosa c'è da dire su questo libro? Parli di Popinga. Allora, parliamo intanto anche di Simenon. Il libro è scritto molto molto bene, una prosa molto proprio piacevolissima, senza troppi fronzoli, una cronaca molto molto diretta che si legge ben volentieri. Il libro è, come dicevo, un'inchiesta, ma un'inchiesta che quasi parte dal fondo. Cioè noi sappiamo subito chi è l'assassino. Pronti via, c'è lo sappiamo dopo un capitolo, due, nel senso che all'inizio c'è quest'uomo, è un po' una classica storia del Novecento, c'è quest'uomo un po' che fa una vita non misera, però insomma sempre chiuso nelle sue abitudini. Bella anche l'espressione con cui lo dice. Mi piace? Sì, si immedesima. Sì, un po' vessato, un po' insomma che avrebbe voluto fare, ma qualche rimpianto, un po' di frustrazione. A un certo punto la situazione si complica così tanto che per uscirne lui è costretto, diciamo così, si vede costretto a commettere degli omicidi. Per cui dal nulla un uomo normale che viveva in famiglia, che la mattina si è stato svegliato dalla moglie per andare al lavoro, ma poi commette un omicidio che nasce, insomma, che ha delle sue ragioni, che adesso non diciamo proprio tutto. Poi da lì ovviamente la situazione precipita, l'omicidio ne segue un altro, poi scappa. Ma quindi c'è anche un detective che cerca di mettere insieme i pezzi del puzzle. Esatto, c'è la polizia, in particolare poi un detective che gli sta dietro e che cerca di prenderlo. No, di già. Sarà la regia. Sì, va bene, sì, va bene. Hai un minuto in più per completare. Sì, perché piaceva. Piaceva? Sì, no, chiamato un mucchio di persone. Benissimo, sono molto contento. Sono sempre vigili. Sarò molto veloce. Comunque, la parte interessante è anche l'evoluzione psicologica di un uomo che si improvvisa, diciamo, serial killer, ma non ha né la struttura né le capacità, perché comunque anche per fare il killer, vabbè, tutto sommato... Anche. Ci sono dei corsi. Esatto, ci sono dei corsi, dei master molto, molto quotati.
Per cui è interessante anche la sua evoluzione, e l'autore si concentra molto sui suoi ragionamenti, sui suoi processi mentali, su cosa lo spinge a fare certe scelte. Addirittura alcune volte diventa il classico criminale che sfida un po' il poliziotto, no? Che vuole lasciare degli indizi, cercare di far sapere qualcosa. Scrive delle lettere perché a un certo punto la stampa e la polizia gli sta dietro, ma nel ricostruire un po' le motivazioni delle sue scelte, diciamo che alcune ci prende gusto. Sì, alcune sono sbagliate, lui si arrabbia, allora scrive e li corregge, dice no, io non ho fatto così, ho fatto così. Quindi diventa un po' arrogantello, un po' come lei, quindi lei capisce bene questa cosa. Mi ha dato del popping? Del cash popping. E comunque è un bel libro, leggetelo, molto agile, si legge molto in fretta, faccio come ha fatto l'altra volta Polazzi. Simenon, l'uomo che guardava passare i treni, ve lo consiglio, un bel libro. Burke, la ragazza nel parco, ve lo consiglio, un bel libro, l'ho già detto qualcuno, ma c'è sempre della polemica nelle sue parole. Assolutamente a questo punto, non lo so, visto che questa è una puntata particolare, vuole anche chiudere lei? Assolutamente no, non potrei mai togliere lei, so che inizia la trasmissione solo per arrivare alla conclusione. In effetti sì, cari amici lettori, che siete vicini stati e lontani, vicini e lontani, che siete stati con noi anche questa settimana. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con altri due libri, vi invitiamo insomma venirci, fateci sapere anche quello che vi piace, quello esatto. Che non vi piace, non vi diamo né indirizzi mail né numeri di telefono, ma fatecelo sapere, piccioni viaggiatori. È bello anche che voi dobbiate trovare il modo di contattarci, esatto. È una piccola sfida. Trovatelo, e se lo trovate poi disponete di lui come meglio credete, come volete voi, e se ci consigliate dei libri noi siamo anche disposti a leggerli e a recensirli con la nostra, se li pagate voi, sì, simpaticissima, che braccina, un libro, non so. Un libro è per sempre, no, quello è il diamante. Buonanotte cari amici, buonanotte, ma la cultura è un diamante, eh? Ti piace come finale? No, vabbè, alla prossima. Mm-hmm.